see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Ad era domani, tutta la storia delle sfide al Franchi fra Fiorentina ed Inter. Il bilancio parla leggermente a favore della formazione viola, sia come numero di vittorie e sconfitte, anche come differenza fra gol fatti e gol subiti. Andiamo però a vedere una delle 17 vittorie a Firenze. E lo facciamo attraverso un servizio firmato Marcello Giannini della Domenica Sportiva, stagione 72-73. L'Inter vince per 2-1, ma non vi dico niente, guardiamo. A Firenze l'Inter ha vinto la partita nel secondo tempo ed ha approfittato sia del calo degli avversari, sia dello spreco che la Fiorentina stessa ha avuto nella prima parte. Tutti d'accordo sulla legittimità della vittoria dei nerazzurri, che tra l'altro hanno azzeccato anche sul piano tattico il cambio avvenuto all'inizio del secondo tempo. È uscito Giubertoni, è entrato Massa con Oriali che è stato retrocesso a terzino. È stata comunque la classica partita dai due volti ed il primo tempo, sotto ogni profilo, è stato migliore del secondo. È partita di slancio la Fiorentina e per un quarto d'ora l'Inter è stata in netta difficoltà. Uno sprazzo di Mazzola al quarto, con traversa, e Superchi che si salvano, poi quasi più nulla. Al settimo si grida al gol, ma è effetto ottico. La bella azione conclusa da Clerici finisce sull'esterno della rete. Bellugi sta perdendo i duelli con Clerici. La difesa interista sembra non reggere alla spinta offensiva avversaria. Infatti crolla al tredicesimo su un gol di caso, ricco di inventiva e di intuizione. La squadra nerazzurra ha un comportamento strano. Continua a trotterellare come se nulla fosse accaduto e si affida a rare azioni di contropiede. Mazzola è come bloccato dal giovane Orlandini. Corso fa il regista ma sembra distaccato. Così al 27esimo Bellugi si salva con acrobazia e bravura sul cross di caso per Clerici. Due minuti dopo la lunga mischia in area con De Sisti e Clerici che vanno a terra e reclamano per i falli subiti. Poi l'Inter per poco non pareggia. È il 38esimo. Il cross di Facchetti taglia fuori i difensori, ma è Superchi ad impedire a Boninsegna di andare a rete. Ed anche l'ultima parte del primo tempo vede dominare la Fiorentina. Vieri si salva così dalla gran botta di Clerici. Nella ripresa, dopo il cambio fra Giubertoni e Massa di cui si è detto, l'Inter sembra muoversi meglio. Al terzo minuto guizza Superchi e blocca la conclusione di Boninsegna. Questa prima parte è più spedita, si gioca cioè sui due fronti, poi si delinea l'incontro. Scala al 15esimo, manca un gol così. E due minuti dopo, al 17esimo, l'azione personale di Mazzola, che approfitta della scivolata del suo angelo custode Orlandini per smarcare Moro, che realizza il gol del pareggio. Per 5 minuti fra il 20esimo e il 25esimo c'è un gran gioco sul centrocampo. Quindi esce Caso, entra Roggi e l'Inter, a sorpresa, passa. Il cross smarcante è di Corso, la zuccata all'indietro di Massa. È il 2-1. Il capolavoro tattico dell'Inter incomincia ora. Controlla la sfuriata degli avversari tenendo la palla, cioè bloccando il gioco quando nasce e rendendosi pericolosa in contropiede.
Il serrate finale negli ultimi 5 minuti è drammatico ed è dei padroni di casa, ma il risultato non cambia. Capitan Mazzola, dunque, l'Inter è passata 2-1. Dal campo un commento così, a caldo anche. Ma direi abbiamo fatto un primo tempo piuttosto brutto. La Fiorentina ha giocato meglio il primo tempo e noi nel secondo abbiamo tentato il tutto per tutto, siamo entrati con molta grinta, con molta voglia di vincere e abbiamo vinto. Sono anche molto contento che i due gol li abbiano fatti i due ragazzi nostri, perché sono stati molto criticati. Soprattutto sono molto contento per Marsa, perché è un gol molto importante per lui e quindi anche per noi, perché è un giocatore che nella nostra squadra ha un peso notevole. Senta Mazzola, non le sembra che sia importante che tutti e tre i gol siano stati segnati da giovani? Anche quello della Fiorentina, cioè segnato da caso, no? Queste nuove leve, questo calcio italiano che ha bisogno di linfa, anche se voi non siete vecchi, voglio dire. Beh, insomma, io dico, logicamente avevo guardato la mia squadra, comunque nella Fiorentina questo caso e altri ragazzi mi hanno impressionato molto bene e questo è un buon segno per il calcio. Fatevi sotto ragazzi, perché fra un 7-8 anni noi smettiamo. Gli ultimi 5 precedenti al Franchi ci riportano la vittoria della passata stagione, 2 pareggi, ancora 2 vittorie, insomma un periodo sicuramente positivo che vede l'ultima sconfitta riportarci alla stagione 2005-2006. Ma andiamo a vedere quanto è accaduto l'anno scorso: l'autogol su cross di Eto'o, la zampata vincente di Pazzini, un gol della Fiorentina che era un cross, insomma torniamo alla passata stagione con le immagini del 16 febbraio 2011. Che va in verticale, palla larga per Eto'o, il cross deviato, ecco Eto'o, c'è la deviazione in autogol, è un autogol. Laterale per Pasquale che va al cross cercando Gilardino, il palo, il gol, incredibile. Maicon cerca di andare, palla al centro, Pazzini, il pazzo di testa mi arriva per primo. Per il colosso, cerca il dai, vai con Pazzini, vai con il tiro, e fuori! Palla dentro per Eto'o, Eto'o si ferma, si gira, aspetta il movimento di Maicon, cambia tutto centralmente, la palla è buona, Vecchi, il tiro, la parata di Boruc! Cerca, gioco di gambe, cerca il varco, se lo beve, entra in aria, lato corto dal fondo, il tiro cross, pazzo gol! Maicon, uno contro uno con Pasquale, entra in aria, attenzione, palla fuori, arriva Vecchi, il suo tiro e la palla sfiora l'incrocio. Finita! L'Inter vince il Franchi 2-1, vittoria importantissima.
È Aldo Serena insieme a Mazzola, il bomber dei bomber di questa sfida, nella scelta del gol più bello. Beh, insomma, partiamo dal gol di Eto'o. Stagione 2009-2010, il cross dalla destra di Balotelli, lui arriva al volo ed è un gol sicuramente bello, pregevole, perché c'è la freddezza, la classe, l'istinto, il fiuto del grande bomber. Cosa dire su queste punizioni di Alvaro Recoba? Una alla volta. Stagione 2005-2006. È un gol inutile perché vinse la Fiorentina, ma fa un gol da una posizione impossibile. Da lì di solito si crossa, lo fanno tutti, ma non il Cino, che da quella posizione va a mettere un pallone che si stampa, proprio fa sponda, come a biliardo. Sul palo interno il portiere ancora si chiede: ma da dove è passato questo pallone? Differente la punizione che invece realizza nella stagione 99-2000. Anche in questo caso il portiere sta a guardare, la tipologia di calcio di punizione però è differente da quella che abbiamo visto in precedenza. Comunque sempre un gran bel gol. Gran bel gol lo fa anche Lelio Riali, stagione 79-80, una grande botta da 30 metri che sorprende il portiere. L'Inter vinse in quell'occasione per 2-0. Bello è anche il gol che segna Maurizio Ganz, il lancio di Fresi, lui con un lob, con un pallonetto con il destro che non è il suo piede, stagione 95-96, realizza decisamente un bel gol. A proposito di calci di punizione, abbiamo visto quelle di Recoba, leggermente differenti come stile, Ronaldo 97-98, il classico tiro che brucia le mani al portiere, forte, potente, preciso, imprendibile. Bello anche, torniamo molto indietro negli anni, a questo gol di Pepiniello Massa, stagione 72-73, il cross di Mario Corso, lui arriva di testa, mette un pallone all'incrocio, veramente bello per stacco, poi Massa non era proprio il classico bomber, essendo lui, a quei tempi si chiamava così, un'ala. Veniamo invece a un gol pregevole con un colpo, e questo se lo va quasi a giocare fondamentalmente perché è un gol molto bello, lo segna Orlandini, stagione 94-95, gara che terminerà 2-2, prende palla sulla tre quarti destra, di sinistro da 25 metri, supera Toldo, il nostro Toldo, all'epoca era portiere della Fiorentina, con questo bellissimo lob. Ma abbiamo scelto di premiare questo gol, stagione 70-71, anche in questo caso 2-2, il cross dalla sinistra di Boninsegna, arriva Mazzola in corsa, una volée di destro all'incrocio, un gol eccezionale. Le immagini ovviamente non sono quelle di oggi che ci fanno rivedere 154 replay, ma provate a immaginarlo con le 14 camere di una gara di campionato di oggi, la pregevolezza, come si potrebbe ammirare meglio questo gol. Lo possiamo rivedere con queste immagini un po' datate, ma il gol rimane assolutamente il più bello di tutti. E allora con Era Domani ci ritroveremo al prossimo appuntamento di campionato.